Siamo a un seminario, un incontro legato alla formazione digitale dei manager, ma qual è il ruolo di CDC? Allora, CDC è presente a questa iniziativa di Federmanager e dell'Associazione Industriale di Novara, perché CDC è un'azienda che oltre ad essere accreditata col Sistema Sanitario Nazionale è convenzionato con i fondi sanitari integrativi e quindi anche con i principali fondi FASI e ASIDAI dei dirigenti di industria. Quindi, diciamo, un'operazione di questo genere è volta anche proprio a non soltanto formare i manager come abbiamo visto oggi, ma anche a sostenerli e a seguirli. Assolutamente, infatti i fondi FASI e ASIDAI sono fondamentali perché sono un'alternativa importante rispetto al sistema sanitario, per cui grazie al fondo il dirigente, ma anche tutto il suo nucleo familiare, può accedere in forma diretta a prestazioni ambulatoriali o di diagnostica ultrasonica oppure esami di laboratorio. Come può il dirigente richiedere le prestazioni del fondo? Ma è semplice, basta che il dirigente iscritto a FASI e ASIDAI prenoti la prestazione o le visite presso il CDC e le potrà fare in forma diretta, completamente gratuita. Presidente, allora giornate come quelle di oggi sono importanti perché permettono comunque ai manager di aggiornarsi, cioè per definizione il manager è ovviamente una persona che deve andare veloce, easy, eccetera, però da questo punto di vista giornate come quella di oggi consentono di sedersi un momento a un tavolino e di fare riflessione e fare formazione. Assolutamente sì, anzi direi anche di più, sono dei momenti importanti perché permettono veramente, oltre che a aggiornarsi su quelle che possono essere dei nuovi trend sia tecnologici che di mercato, anche di confrontarsi ovviamente con i colleghi e di vedere anche quali sono veramente le direttive attuali, che sono quelle che porteranno veramente il mercato ad essere importante per loro sostanzialmente. Ecco. Siete il manager dell'era digitale, come deve essere? Deve essere molto bravo a prendere delle decisioni immediate, sapere cogliere gli aspetti positivi per il business della tecnologia che sempre più è pervasiva in tutti gli ambiti. Il tema della giornata di oggi, lo vediamo, è il manager nell'era digitale, ma qual è, diciamo così, l'attività che deve fare il manager per essere sempre, diciamo così, sul pezzo? Beh, siamo nell'era digitale, no? Gli eventi anche di questi ultimi anni, mesi, la crescita anche in termini di valore, ad esempio, di alcune multinazionali del digitale che a sorpresa magari hanno superato in valore anche colossi, no, dell'economia tradizionale, fanno capire che siamo profondamente all'interno della trasformazione digitale. Le aziende hanno bisogno di capire, approfondire questo tipo di approccio ed eventi come questo di oggi pomeriggio aiutano le imprese a capire, diciamo, cosa gli manca, qual è il gap magari, no? di differenza, no? fra quello che dovrebbe essere un'impresa digitale e un'impresa magari che nel tempo ha avuto un'evoluzione più normale, più tradizionale. E le aziende hanno bisogno appunto di intraprendere un percorso che noi questa sera invitiamo a essere graduale, con un metodo per cercare di magari affrontare prima gli aspetti digitali più urgenti dell'azienda. Potrebbe essere la parte di social media, potrebbe essere la parte di dialogo ad esempio delle macchine e dei sistemi di produzione con i sistemi aziendali, informativi, eccetera. Quindi l'invito è approfondire e poi magari avere un metodo per guidare e governare questa trasformazione che noi crediamo sia necessaria, ma va sicuramente governata nel modo migliore. Insomma, da adesso in poi avremo molte opportunità formative per i manager. Pensiamo ad esempio all'evoluzione del piano nazionale Industria 4.0 che prevede addirittura, no, degli incentivi, delle misure di sostegno per la formazione, proprio per la digitalizzazione. Quindi il manager credo che debba approfondire, capire, vedere dove l'azienda ha bisogno di affrontare questa trasformazione e dopodiché affidarsi ovviamente a degli approfondimenti che possono essere anche online, possono essere anche a distanza se il tempo
davvero, no? E tiranno, ma è l'importante capire perché siamo di fronte veramente a una rivoluzione, parliamo della quarta rivoluzione industriale, quindi l'azienda non può arrivare impreparata in questo senso. Ma come deve essere il manager dell'era digitale, visto che è il tema dell'incontro di oggi? Deve essere un soggetto che sa usare gli strumenti del giorno di oggi, che sono in utilizzo da tutti, ma mancano proprio i manager che sappiano utilizzarli e fare le giuste strategie in virtù dei tempi attuali, che permettono di esplodere o di fallire, e quello che mancano sono gli strateghi, non mancano gli smanettoni. È una questione di organizzazione o di linguaggio? È una questione più di organizzazione, è una questione che viene gestita bene da chi ha esperienza. Quello che mancano non sono i soggetti che sanno usare gli strumenti digitali, mancano i soggetti che hanno 20-30 anni di esperienza nei singoli business e sanno usare gli strumenti digitali per fare le strategie. Io mi aspetto che le persone che sono presenti stiano cercando una strada. Abbiamo avuto l'ardire di provare a modellizzare un percorso in maniera tale da indirizzare il manager maggiore di 50 anni, magari anche fuoriuscito dall'azienda, che magari è da 1, 2, 3 anni fuoriuscito dall'azienda, e abbiamo provato a dargli gli strumenti metodologici per orientarsi e usare quello che ormai è tecnicamente banale e che lui deve saper usare. Allora, quanto è importante la formazione? Beh, direi che la formazione è un aspetto importante nella carriera e nel corso professionale del manager. È importante specialmente in una dimensione in cui stiamo vivendo adesso, che è quella del cambiamento permanente. Per definizione il manager deve essere veloce, easy, rapido, anche nella fase, diciamo così, decisionale, però deve anche ritagliarsi quel tempo proprio per cercare di essere sempre aggiornato. Assolutamente, con Federmanager come organizzazione della rappresentanza del capitale umano, questo l'ha già nel suo programma, Confindustria anch'essa è d'accordo nel far sì che questo venga sviluppato in futuro, pertanto riteniamo che abbiamo la stessa strategia e abbiamo identità di vedute, identità di strategie, di programmazione della professionalità di un manager. Allora, come deve essere oggi il manager nell'era digitale? Quali sono consigli e suggerimenti? Dal mio punto di vista, fondamentalmente, qual è l'obiettivo di Digital Building Blocks? L'obiettivo di Digital Building Blocks è quello di creare un ecosistema dove fondamentalmente la cultura del digital viene un pochino trasmessa agli imprenditori, ai manager, che in realtà devono essere i leader di questa trasformazione digitale. Quindi le caratteristiche fondamentalmente sono quelle di conoscere le tecnologie, conoscere come i grandi del mondo del digital si stanno muovendo, essendo anche consapevoli che questi grandi esistono da 15 anni, da 8 anni, quindi non è tutto segnato, non è tutto scritto. In un evento dove ho partecipato con Google, alla domanda a che punto siamo della trasformazione digitale nelle nostre aziende, la risposta è stata al 3%, cioè ad oggi la trasformazione ha toccato solamente il 3% delle nostre aziende, del nostro tessuto sociale, quindi è tutto ancora da costruire, e quindi i manager si devono impadronire fondamentalmente del know-how, delle conoscenze che per naturalmente coordinare questa trasformazione. Il manager per definizione ovviamente ha pochissimo tempo, allora come deve essere? È una questione più di linguaggi, di lessici, di strumenti o di organizzazione? Secondo me processi, risorse umane, effort, anche formazione. Ricordiamoci che tutto quello che in realtà oggi è il digital è ormai gran parte mappato, cioè tutto quello che tu vuoi conoscere esiste, è a disposizione online, c'è chi ha creato già un know-how su queste cose. Quindi probabilmente oggi non esiste più una mappa, no, di come muoversi, ma è giusto che il manager abbia una bussola, sapersi orientare in queste nuove tecnologie, che vengono chiamate esponenziali. Noi non siamo abituati a ragionare in termini esponenziali, la nostra mente
è abituato a ragionare in termini lineari. Vi faccio un esempio: se ti dico di fare 30 passi da un metro in termini lineari, ti troverai a 30 metri dal punto di partenza. Ma se ti dico di fare gli stessi 30 passi in termini esponenziali, alla fine dei 30 passi avrai fatto 26 volte il giro del mondo. Ecco, la tecnologia si muove a quella velocità. La nostra mente è abituata a operare, a ragionare in termini lineari. Quindi significa non dobbiamo più ragionare con l'impossibile, è impossibile raggiungere quell'obiettivo, è impossibile farcela, è semplicemente avere le conoscenze giuste ed essere fiduciosi che la tecnologia in realtà si metterà a disposizione dei manager, degli imprenditori per cambiare fondamentalmente la loro organizzazione. Conta molto anche la curiosità. Assolutamente sì, è determinante.